Sviluppo lo vuole l'Europa, questo è il titolo di un interessante dibattito che si è tenuto presso l'Istituto Superiore Andrea Torrente di Casoria. I lavori sono stati introdotti dal dirigente scolastico Giovanni De Rosa. L'occasione è far comprendere alle giovani generazioni l'utilizzo dei fondi strutturali come risorsa per lo sviluppo. Interventi di Massimiliano Musto, leader di Competere del direttivo Sud Italia di Confindustria, che ha spiegato come arrivare alla conoscenza dei fondi tramite internet, di Antonella Ciaramella, dirigente del Ministero per lo Sviluppo Economico, di Gianni Pittella, vicepresidente vicario del Parlamento Europeo. Pittella ha ricordato come troppe regioni non abbiano saputo attingere dai fondi strutturali e come la programmazione 2014-2020 deve essere basata sulla ricerca di infrastrutture e come la politica europea debba cambiare, non più rigore ma sviluppo. Occasione di sviluppo se sappiamo coglierlo. Perché è un'occasione di sviluppo che ci è stata proposta più volte. Quello che abbiamo lanciato stasera è un messaggio fortissimo e anche di scossa sia per il lato delle professionisti, sia per la politica, sia per gli amministratori e anche per i cittadini. Ovvero che lo sviluppo non è arrivato non per mancanza di fondi e di risorse e di disponibilità a ragionare sui temi più importanti, le leve più importanti dello sviluppo, ma perché si tende a pensare a queste risorse come un salvadanaio al quale possono attingere soltanto i politici o con l'aiuto dei politici. Dobbiamo far capire che sono risorse fondamentali e anche di una quantità ingente che però vanno intercettati progettando in maniera professionale, in maniera seria, avendo le idee chiare ed uscendo da un provincialismo anche territoriale, perché la programmazione, soprattutto la nuova programmazione, il nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 non soltanto guarda alle regioni nel proprio complesso, ma addirittura guarda all'Europa nel proprio complesso, quindi è una progettazione ed è una programmazione delle risorse che si dice integrata, appunto, perché non è possibile fare un ospedale in un comune e un altro ospedale in un comune a 2 chilometri di distanza, con quello che poi significa, ovvero di avere due cattedrali, due scheletri incompiuti, perché non hanno un bacino di utenza programmato, perché non hanno la possibilità di poter andare avanti non solo nella progettazione ma nella realizzazione, perché si vanno a confliggere tra di loro. Allora, la programmazione 2014-2020 ha fatto propria questa difficoltà dicendo: ok, prima di darli vogliamo capire se c'è un'analisi del territorio. Prima di darli vogliamo capire se avete pensato a quali sono i risultati che vi attendete di avere e soprattutto prima di darli vogliamo concertare con la parte centrale, con la parte locale e con la parte sociale.